E boom di casi Covid a 15 nell'ultimo bollettino ASL, se ne sono contati altri 28. Oltre 60 gli attualmente positivi nel piccolo comune della Valle di Lauro. Una situazione preoccupante ma sotto controllo, ci dice il sindaco Edoardo Rubinaccio. Allora, noi siamo a un numero di 62 persone che sono malate di Covid. Questi 28 risalgono all'ultimo screening che è stato fatto sabato e domenica. Quindi abbiamo fatto un ulteriore controllo e sono usciti questi altri positivi. Siamo a 62 e quindi la situazione è un po' preoccupante. Che queste persone provengono da un unico cluster o sono più focolai sul vostro territorio? No, no, sono nuclei familiari che hanno avuto contatti tra di loro. Quindi diciamo ci sono un paio di famiglie che il virus l'hanno contratto fuori 15. Diciamo andando a lavorare, mentre gli altri interessati si è spostato tra questi nuclei familiari avendo contatti tra di loro. I suoi concittadini come stanno, le persone che ovviamente sono affette dal virus? Allora purtroppo abbiamo perso ieri una persona di 72 anni che è stato uno dei primi ad essere ricoverato per il Covid, non ce l'ha fatta, erano quasi 40 giorni che stava in ospedale e quindi non ce l'ha fatta. Poi diciamo un altro è morto un paio di settimane fa e il resto, tutti questi altri, sono, la maggior parte sono giovani e più o meno stanno bene. E il primo cittadino si dice pronto a prorogare fino al 30 novembre l'ordinanza già in vigore che vieta tra l'altro ai minorenni di uscire di casa. Misure più stringenti per tutelare i suoi concittadini. Fino al 30 novembre le scuole di ogni grado saranno chiuse. Poi nelle piazze pubbliche non è permesso sostare, i giardini pubblici saranno chiusi e i minorenni non possono uscire se non accompagnati da un familiare maggiorenne o dai propri genitori. In macchina non possono andare più di due persone estranee, una volta soltanto al giorno si può fare la spesa, ecco, limitare il massimo contatto. Un invito ai suoi concittadini, sindaco? Sì, è un invito ai miei concittadini, a quello di avere coraggio, di resistere, che riusciamo sicuramente a uscire da questa situazione. Basta lottare e rispettare le regole.